Buongiorno a tutti, sono Laura Monza e quest'oggi vorrei condividere con voi questo pezzo che ho scritto sulle emozioni per fare qualche riflessione e darvi qualche spunto di riflessione dentro di voi. Si intitola per l'appunto Le emozioni. E la prima cosa che impari è che le emozioni hanno un prezzo. È sicuramente paradossale, ma quando non ci sono freni, non c'è controllo, l'emozione è caos. Qual è questo prezzo da pagare, se così possiamo definirlo? Quando entriamo dentro di noi senza freni, alla ricerca di quelle cose nascoste nel sottostrato e nelle retrovie, spesso troviamo il caos o si genera il caos. Ed è in quel momento che si ha la sensazione di perdere il controllo della propria nave e che ci sentiamo come il famoso guscio di noce in mezzo all'oceano. Proviamo dunque ad immaginare di poter vivere senza di esse, senza questa cosa che si chiama emozione. Abbiamo la possibilità di scegliere di iniettare nel nostro corpo una sostanza che le neutralizza, portandoci ad uno stato di cosiddetto equilibrium optimus. La mia domanda è, anzi, le mie domande sono: lo fareste? Sareste disposti a rinunciare a sentire con l'anima? Quale sarebbe il prezzo da pagare in questo caso? Certo, ci risparmieremmo tanti disagi, sofferenze, fluttuazioni e quant'altro le emozioni sono capaci di generare, ma dovremmo rinunciare a quel qualcosa che fa dell'essere umano essere umano. Le emozioni sono le parole dell'anima, sono le sue vibrazioni. Vorremmo davvero vivere senza questa musica che a volte è più melodica e a volte più chiassosa o addirittura una cozzaglia di note buttate lì a stridere e a farsi la guerra, dando un senso generale di forte disarmonia. Vorremmo davvero questo? Verrebbe da dire di sì, ma ecco il fatidico ma che apre un'altra strada. Vivremo senza qualcosa che dà colore, che rende ognuno di noi unico ed irripetibile nel suo essere e nel suo fare e che dipinge il nostro quadro personale. È materia invisibile. A volte le parole non bastano e allora ci sono le emozioni che spiegano, signori miei. Nel film che ha ispirato questa che vuole essere per l'appunto una condivisione, il protagonista decide di non fare uso del liquido in questione, decide di sentire di nascosto da tutti coloro che invece non vogliono più essere schiavi. Il suo volto, quando tocca il corrimano di una scala per sentirne la superficie e per concedersi il viaggio sensoriale, le sue unghie che graffiano spasmodicamente la finestra plastificata per vedere oltre, per guardare la pioggia e sentirla entrare dentro, con tutto ciò che muove nel bene e nel meno bene, valgono molto più di mille parole o mille spiegazioni. Le emozioni muovono. Dal francese émotion, derivato di émouvoir, mettere in moto. E muovere, ex, fuori, muovere, muovere. Le emozioni ci muovono, mettono in moto, ci animano, ci spingono in varie direzioni. Certo, non sempre ci portano sulla strada o nella direzione giusta, ma vogliamo stare o vogliamo andare? Raggiungere o rimanere? Ottenere
o perdere. Modificare, cambiare o lasciare che sia. È solo lasciando che qualcosa si muova in noi che possiamo divenire una molteplicità di cose, tante quante sono quelle che vogliamo fortemente. Vogliamo uscire da noi stessi, attraversare e muovere fuori per entrare in un altrove che ci fa stare meglio? L'attraversamento è ciò che ci permette di poter dire che nel muoverci non siamo fuggiti. Non siamo quindi degli evasi di prigione, dei fuggitivi, perché abbiamo affrontato il caos, lo abbiamo esplorato, ci abbiamo pianto sopra, ci siamo ribellati e a tratti abbiamo dovuto soccombere. Insomma, le abbiamo viste di belle e di meno belle, ma questo è il biglietto che abbiamo deciso di acquistare. E sapete che biglietto è? Volete davvero saperlo? Una prima classe verso la dimensione di upgrade. Non un economy, non un last minute, non una tariffa stracciata che ci dà forse, e dico forse, l'illusione di aver risparmiato in dolore e sentimenti affini, ma che ci farà sempre sentire seduti su una poltrona troppo piccola e troppo stretta in un viaggio molto lungo che si chiama vita. Concludo, e non a caso, citando delle frasi celebri dal film Il Signore degli Anelli. Non vi dirò, non piangete. Perché non tutte le lacrime sono un male. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. E quel tempo, aggiungo io, si chiama vita. Desideri guardare nello specchio? Che cosa vedrò? Nemmeno il più saggio può dirlo. Lo specchio mostra molte cose. Cose che furono, cose che sono e alcune cose che devono ancora verificarsi. Ed io aggiungo, bisogna avere il coraggio di guardarsi nello specchio. Le emozioni ci conferiscono umanità e anche se spesso commettiamo l'errore di classificarle in negative e positive, sono tutte necessarie e valide. Concludo dicendovi che in fin dei conti compiono una funzione adattativa e nulla può essere così importante come comprenderle per usarle in modo intelligente in nostro favore. Credo di aver inserito in questo articolo parecchi spunti e non vorrei nemmeno andare a pilotare troppo quello che potrebbe essere appunto un vostro viaggio personale attraverso questo scritto. Quello che mi sento di sottolineare è la parte dove parlo di queste persone che invece vogliono neutralizzare le emozioni dentro di loro perché non ne vogliono più essere schiavi. È vero, signori, possiamo essere schiavi delle nostre emozioni. Quando però permettiamo ad esse di diventare padrone di noi? Quando permettiamo alle emozioni di metterci dietro a delle sbarre, quando non riusciamo a gestirle, ma prima ancora di imparare a gestirle, dobbiamo imparare a confrontarci con loro, a parlare con le nostre emozioni, a guardarle in faccia, a non avere paura. E questo è
quello che trovo ancora un passo difficile nelle persone. Ne vedo tante, le vedo tutti i giorni, le osservo, cerco di capire e spessissimo trovo questo limite, la difficoltà ad entrare in connessione con le emozioni. È lì che c'è il famoso sequestro emotivo. In psicologia si chiama sequestro emotivo quell'effetto dove una persona diventa per l'appunto schiava delle sue emozioni. Un'altra cosa che mi sento di condividere con voi di questo articolo è la parte dove cito appunto delle frasi dal film Il Signore degli Anelli. Non vi dirò non piangete, perché non tutte le lacrime sono un male. Sottolineo questa frase perché per me è esplicativa di un concetto molto importante, il concetto del dolore, il concetto dell'attraversare il dolore per arrivare dall'altra parte. Vi invito a non aver paura di piangere, vi invito a non aver paura di affrontare il vostro dolore, perché, come dicevo nel passaggio precedente, l'attraversamento è ciò che ci permette di poter dire innanzitutto di non essere fuggiti, di aver affrontato il caos, di averlo esplorato, di averci pianto sopra, appunto, ed è così che ci permettiamo di arrivare a vedere la luce. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Cosa vogliamo fare di quel tempo? Vogliamo continuare a mettere un muro tra noi e le nostre emozioni, tra noi e le nostre parti più profonde, o vogliamo metterci in comunicazione in un modo funzionale? È lì che io vedo una strada che si divide tra chi riesce a diventare la parte migliore di sé, la versione migliore di sé, e riesce a fare il grande salto, e chi invece purtroppo rimane indietro. Vi saluto e spero vivamente di essere riuscita a darvi qualcosa con questo mio articolo. Ciao a tutti!